Buongiorno, benvenuti a Un Giorno Un Allenamento. Oggi per i nostri esercizi ci servirà una sedia comoda, stabile, che ben tenga il vostro peso. Voi vi sedete, appoggiate bene la zona dorsale e la zona lombare sulla sedia, petto sempre aperto, schiena sempre in linea, testa. Dovete immaginare come una corda che parte dal centro della vostra testa, scende su tutta la colonna sino ad arrivare al bacino. Quindi dovete mantenere la perpendicolarità della parte superiore verso il pavimento. Le gambe sono flesse, piedi ben poggiati a terra, quindi trovate una sedia che sia adatta alla vostra altezza. L'esercizio consisterà in una flesso-estensione del ginocchio. Quindi partiamo con elevando il piede dal pavimento, quindi questa è la flessione, e poi estendo in avanti. Fletto, mettiamo dopo il braccio e ritorno giù e cambio gambba. Eseguo questo esercizio per 10 ripetizioni, 5 con una gamba, 5 con l'altra gamba. Il movimento, esegui Angela per favore, il movimento non parte dal piede, ma parte dalla contrazione del quadricipite. Questo è un esercizio importantissimo per chi ha subito un intervento al ginocchio e quindi la muscolatura della coscia ha ceduto. Contraendo la muscolatura inizierete a potenziare il quadricipite, che è il muscolo che deve sostenere il vostro corpo. Terminate le 5 ripetizioni per gamba, vi fermate. Se volessimo intensificare l'esercizio oltre alle gambe, possiamo inserire il braccio. In che modo? In questo modo: solleviamo e il braccio si solleva, stesso braccio, stessa gamba, estendi il braccio, mantieni, fletti, riappoggia, il braccio scende e alterni con l'altra gamba. Quando fai questi esercizi o qualunque esercizio, ricordati sempre di respirare. Prendi l'aria dal naso, facciamo un'ultima ripetizione in modo da mostrare l'esercizio. Stendi, bravissima, fletti e riappoggia. Un'ultima con l'altra parte, bravissima, fletti e appoggia. Potrai ripetere questo esercizio per 3 serie. Quindi farai 5 da un lato, 5 dall'altro e ti fermi. 5 da un lato, 5 dall'altro, recuperi e fai l'ultima serie. Potrai fare l'esercizio solo con le gambe oppure inserendo gambe e braccia insieme. Buon allenamento!